Ci mancava anche questa. Cosa c'è? Scusi, non ha per caso una pompa da bicicletta? Cos'ha, una gomma a terra? Sì, quella dietro, è strano. Aspetti, vado a vedere. Forse ce n'è una là. Un momento. Lì, non hai mica una pompa. C'è una ragazza che ha bucato. Quella là fuori? Dove deve andare? È del collegio femminile, credo. Ah, sì? Che ci vada a piedi. Non ce l'hai proprio una pompa? No. Ma perché non ci può andare a piedi? Sì, ma dopo il fatto di 6 mesi fa non vanno più volentieri da sole quando fa buio. È successo da quelle parti? Sì, a una ragazza del collegio. Beh, questa magari se la cava. Tu devi essere scemo. Mi spiace, non posso aiutarla. Non trovo chiodi o altro. Come se qualcuno l'avesse sgonfiata. Lei ha paura di andare a piedi? Sì. Posso capirla, dopo la faccenda di... Monica Bayer. Anche lei era stata a Monaco e ritornava di sera al collegio. Telefoni, si faccia venire a prendere. No, sono già molto in ritardo. Prenderò la scorciatoia. Grazie e buonanotte. Buonanotte. Che cos'hai contro le ragazze? Sono tutte civette, donnacce. Buonanotte. Fermi, sono io, Munger. Mi dispiace di averla spaventata. L'ho riconosciuta subito. Buonasera, signor Munger. Buonasera. Se è così impressionabile, perché prende la scorciatoia? Perché sono in ritardo. Ho pensato dopo a Monica. È successo qui. Sì, un pochino più avanti. Meno male allora che mi ha incontrato. Che cos'ha la bicicletta? Una gomma a terra. Ah. Dove è stata fino adesso? Sono stata a Monaco. Beh, venga, l'accompagno al collegio. Ha fatto acquisti? Sì, dei vestiti. D'accordo, ma i negozi chiudono alle 6. Sono stata al cinema. Non è proibito rincasare così tardi? Come fa ad entrare? È già tutto chiuso. Mi lasciano aperta una finestra. Ma non lo racconti, eh? No. Questo posto mi fa paura. Già, neanch'io ci passo volentieri. Anche se abito vicino. Lei sa dove abito, no? Sì, in quelle case laggiù. Grazie infinite. Vuole che proviamo a gonfiare la gomma? Io ce l'ho la pompa. Magari, ma non vorrei darle altri fastidi. Si figuri, non mi dà nessun fastidio. Entri. Faremo in un attimo. Opla! I suoi vestiti. Ecco. Una bella casa. Ma lei c'era già stata. Alla festa di quest'estate. Meglio portarla dentro. Qui non si vede niente. Non deve faticarsi, sono quasi arrivata. Ma per carità, nessuna fatica. Posso benissimo andare a piedi. Ma no, perché? Non c'è motivo. Ecco. S'accomodi. Ecco. Non vuole bere qualcosa? No, no, grazie. Venga. Si siede qui. Ecco. Sono molto contento che sia venuta. Sì, ma è tardi. Ora mettiamo un po' di musica. Musica? Ma non cerca la pompa? Ho dell'ottima musica moderna. So cosa piace ai giovani. È mia madre, io vivo qui con mia madre. Rudolf! Rudolf!
vuoi? Apri, Rudolf! Ti prego, apri la porta! Apri, ti prego! Ti ho detto di aprire la porta! Apri la porta, Rudolf! Ti prego! Rudolf! Ti prego, apri la porta! I like your dress. Da questa parte, signore. Questo è l'ispettore Derrick, la dottoressa Goebel, direttrice del collegio. Buongiorno, signora. È la seconda volta quest'anno che uccidono una mia allieva in questo modo orribile. Quelli chi sono? Fotografi, direi. Non ci mancavano che loro. Non fate avvicinare nessuno. Vieni. Indietro, non potete fotografare qui. Indietro, prego. Per favore, allontanatevi, non si può fotografare qui. È successo qualcosa? Beh, sì, direi. Fatti i rilievi? Sì. Non lasciate lì la ragazza! Una domanda. Lei è un ispettore? Sì, ma non ho niente da dire ora. Posso vederla domani? Si faccia dire dove potrà trovarmi. Violentata? È probabile, ma non qui nel bosco. Ce l'hanno portata dopo. Capisco. È stata vista per l'ultima volta ieri alla stazione? Sì. Allora andiamoci, dai. Le avevo detto, telefoni alla scuola, così verranno a prenderla. Lei ha detto che non era necessario. Adesso però sono pentito di averla lasciata andare. La sua bicicletta aveva una gomma sgonfia? Sì, quella posteriore. Lei pensava che qualcuno l'avesse sgonfiata apposta, perché non aveva trovato né chiodi né altro. E poi è andata di là, ha preso la scorciatoia. Pensa che qualcuno abbia sgonfiato la gomma perché voleva che andassi a piedi? Sì, è probabile. È un po' Hooper. Ieri sera ti ho chiesto la pompa della bicicletta. Hai detto che non ce l'avevi. Beh, e allora? L'avevo chiesto a lui perché anche lui viene in bicicletta. Potrei vederla? Sì, eccola, sta lì. La pompa c'è, eccola. A me avevi detto che non ce l'avevi.
Perché è rotta. No, funziona. Beh, qualche volta funziona e qualche volta no. Mi dice perché non gliel'ha data? Beh, non ne avevo voglia. Accidenti a te, Huber. Dov'è andato dopo aver chiuso? Io? A casa mia. Chi lo può testimoniare? Tutti. Mia moglie, i miei figli, i miei vicini. Tutti. Ho un alibi di ferro. Non faccio queste cose. Cosa hai saputo? Ben poco. Quello del chiosco? Lui? Dice che era a casa, è probabile. È assurdo. Uno non presta la sua pompa e così un altro muore ammazzato. Già, ma una cosa è certa, l'assassino conosceva la ragazza. Sì? Sì, sapeva che andava a Monaco. Ah. E poi conosceva la bicicletta. Tutto qui. È arrivata la polizia. Tanto non possono resuscitarla. Prego, accomodatevi. Prego. Grazie. Oggi c'è una certa agitazione. Siamo tutti un po' sottosopra. È naturale, data la circostanza. C'è lezione? Sì, cerchiamo di far proseguire tutto normalmente per evitare che... Per superare lo spavento, capisci? Per favore. Sì, dica. Inge Berwald. Inge Berwald. La Gartke e la Maya devono rimanere in camera. Sì, ho capito. E allora glielo vada a dire. Sì, dottoressa. In che stanza devono restare? Ah, sì, nella loro. È sempre così? Sì, da circa 20 anni. Ah. Oh. Le 3 ragazze dividevano la stanza con Ellen Tace. Suppongo che vorrà parlare con loro. Sì, naturalmente. Dottoressa, quando ha saputo dell'omicidio? Beh, stanotte, verso l'una, una ragazza è venuta da me. Inge Berwald, una delle migliori amiche di Ellen Tace. Ha bussato alla porta e mi ha chiamata. Dottoressa Gebel, per favore, apre. Insomma, ma chi è? Inge Berwald. Inge? Cosa sarà successo? Dio. Ragazza mia, ma lo sai che è l'una di notte? Ellen non è ancora tornata. Ellen? Ma se ho visto il suo nome sulla lista delle presenze. L'avevo scritto io. Cosa ti è saltato in testa? Me lo ha chiesto lei. Voleva andare anche al cinema. Sarebbe tornata con l'ultimo treno. Invece non è ancora arrivata. Ma perché hai firmato al posto suo? Eppure lo sai bene che è proibito. Certo, ma volevo farle un piacere. E poi come avrebbe fatto a rientrare? È tutto chiuso. Probabilmente è rimasta chiusa fuori. No, le ho lasciata aperta la finestra. Ecco, andiamo di bene in meglio. Su, vieni. Sono subito scesa con la ragazza. E ho controllato. Una delle finestre della cantina era aperta. Poi sono andata a vedere davanti alla porta d'ingresso, ma di Ellen Tace non c'era traccia. Finalmente mi sono vestita e poi sono andata a svegliare il signor Dirks. Ho pensato subito a Monica Bayer. Anche lei non era tornata a casa. Ci siamo diretti alla stazione per la via del Bosco. Non vada così veloce, Dirks. Non vada così veloce. Dove guarda, dottoressa? Non penserà che... Ma quella! Mi aspetti! Faccia attenzione! Di chi è questa bicicletta? La conosce? È di Ellen. Ellen! Ellen Tace! Forse non è la sua! Sì, sì, invece sono sicura! Dottoressa, cosa fa? Non deve andare lì, può affondare nel fango, poi non esce più. Oh,
Che cos'ha? È morta? Oh, sì. La bicicletta è laggiù, come ha fatto? Venga, l'aiuto. No, non è un incidente, è stata uccisa. Dobbiamo subito telefonare a un medico e alla polizia. Dottoressa, non faccia così! Non può lasciarmi qui solo! Signor Munger! Signor Munger, apra presto! Signor Munger, per favore! Dottoressa, che... Posso usare il suo telefono? Sì, ma... Una delle nostre allieve è stata uccisa nel bosco. Ellen Pace. Ma dov'è il telefono? Sul tavolino. A chi telefono? Alla polizia o a un medico? È morta! È morta assassinata, signor Munger. Rudolf, c'è qualcuno? Sì, c'è la dottoressa Gebel, mamma. È successa una cosa terribile, signore. Pronto, polizia? Una delle nostre ragazze... Sono la dottoressa Gebel, la direttrice. C'è stato un omicidio vicino al collegio femminile. Sì, nel bosco. Quasi nello stesso punto. Sì. Sì, grazie. Un'altra allieva. La sua bicicletta era nel bosco e lei è orribile. Per l'emozione, la signora Munger ha quasi avuto un collasso. Siamo dovuti restare con lei. È malata di cuore? Ma questo non lo so. Possiamo parlare con le ragazze? Ah, sì, certo, naturalmente, venite. Ecco, qui c'è la classe di Ellen Tace. Desidera entrare, ispettore? Sì, grazie. Tu dà un'occhiata in giro. Venga, s'accomodi. Permesso, scusate il disturbo. Prego. Grazie. Questo signore è un ispettore della polizia di Monaco. Ispettore, desidera parlare anche con il signor Munger? Ah, il signor Munger è insegnante qui. Ah, sì. Questo è l'ispettore Derrick. Buongiorno, signor ispettore. Buongiorno a lei. Questa, dunque, era l'aula di Ellen Tace? Sì. E il suo banco era quello? Sì, quello là. Mm. Ellen era molto amata da tutti. Forse sarà meglio interrompere le lezioni. Sì, se non altro quelle della mattina. È d'accordo, signor Munger? Se lei vuole potrebbe approfittarne per parlare con il signor Munger. No, non ora. Vorrei prima parlare con le ragazze che dividevano la stanza con Ellen Tace. E come preferisci, ispettore. Per favore, tornate tutte nelle vostre camere, oppure andate nell'atrio. Accomodi. Ecco la stanza, ispettore. E queste sono le compagne di Ellen. Annie Gartke. Buongiorno. Veronica Meyer. E Inge Berwald. Buongiorno. Buongiorno. Questo è l'ispettore Derrick, della polizia criminale. Inge Berwald, è lei? Sì. Lei era molto amica di Ellen Tace? Sì. Vorrei parlare con la signorina Berwald da solo, posso? Certamente, ispettore. Per favore, venite fuori con me. Solo poche domande, signorina Berwald. Ieri Ellen Tace, quando è partita per Monaco?
Nel pomeriggio. Ieri non avevamo lezioni e... Cosa voleva fare? Degli acquisti. E poi andare al cinema, ha detto. E tornare con l'ultimo treno. Io le ho detto, per andare al cinema non vale la pena di rischiare così tanto. Forse non vado nemmeno al cinema. Voglio solo levarmi da qui, cambiare aria. Basterà che tu firmi per me, non se ne accorgerà nessuno. Come farai a rientrare in collegio? Lasciami una finestra più aperta. Tardi stai con me, Ellen. Sì, forse. Le ho detto, non lo faccio. E poi ho detto, chiedi un permesso, così verranno alla stazione a prenderti. È la regola e tu sai anche da quando. E perché? Invece poi mi sono fatta convincere. Voleva vedere quello stupido film di Alain Delon. Così sono scesa. Ed ho scritto, rientrata, Ellen Tace, ore 7:30. È colpa mia. Oh, ma che... Di Delon, semmai. Perché? Se non avesse girato quel film, Ellen non sarebbe andata al cinema. Ma è un'assurdità. Infatti. Ed è altrettanto assurdo che lei si senta colpevole. Dica, chi sapeva oltre a lei che Ellen sarebbe andata a Monaco e sarebbe tornata con quel treno? Lo sapevano Annie e Veronica. Nessun altro? No, sono sicurissima. No, grazie, grazie. Neanche lei ha appetito? No, non mi sento proprio di mangiare. Un'altra ragazza della sua classe. Anche Monica Bayer era sua allieva. Sì. È veramente strano. Perché lui ha quelle grandi, 17 e 18 anni. È l'età in cui, se così posso esprimermi, sono più appetibili. Ma forse per lei? No, per potenziali maniaci, cosa che possono essere quasi tutti, anche lei. Sta facendo delle allusioni? Parlo solo di quello che vedo. Cosa? Su, lo ammetta. Non ha notato come si vestono? Non mi interessa. Ma a me sì. Sì, lo sappiamo. Certo. Portano gonne cortissime e camicette sempre semiaperte. Cercano l'effetto. Vogliono fare effetto. E su chi? Sugli uomini. Beh, l'effetto l'abbiamo visto. È un modo un po' cinico di parlare di un fatto così triste. Sono d'accordo con lei, cara collega. Chi lo ha fatto non è un uomo, ma soltanto un lurido porco che secondo me andrebbe impiccato. Oh, no, 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 lei va un po' troppo svelto. Oggi non si impicca più così facilmente. Conosciamo bene le sue idee politiche. Mi fa piacere. Io trovo che l'atteggiamento di queste ragazze certe volte sia eccessivamente provocatorio. Anche se a me non è che dispiace. Anzi, al contrario. Ecco qui il nome, Ellen Tace. Merci. Già. Soltanto che non è stato scritto da lei. La firma è stata falsificata. Sì, è stata Inge Berwald, poverina. Mi ha raccontato che Ellen Tace voleva fare degli acquisti a Monaco. Già, giusto. Ma accanto al corpo non c'era niente. È molto strano. Avrebbe dovuto avere un pacco. Sì, aveva con sé una busta. Una busta di un grande magazzino. Non ricordo di quale. Non ci ho fatto caso. Sì, sono certo che l'avesse. Molte grazie. Allora? Sì, una busta di un grande magazzino. Però non ha saputo dirmi di quale. Già. Hai qualche idea? No. Io nemmeno. Mi scusi, ma non ce la faccio. Sì, la capisco. Lasci, non deve sforzarsi. Grazie. Era sua compagna di camera? Sì. Quindi avrà dormito accanto a lei? Sì, i nostri letti erano vicini. Certo, capisco. Ripeto, non si sforzi. Scusate il disturbo. Signor Munger, ma ha dato il compito in classe?
Sì, lei ha detto che tutto doveva continuare normalmente. Ah, sì, già, è vero. Avremo una domanda per la signorina Burwald. Ellen aveva intenzione di fare degli acquisti a Monaco. Sì. Il capostazione che l'ha vista ieri notte dice che aveva una grossa busta, probabilmente di plastica. Però noi non l'abbiamo trovata da nessuna parte. Lei sa per caso che cosa voleva comprare Ellen? Sì, pantaloni, blue jeans celeste chiaro e una camicetta nera a pois rossi. Bene, è tutto. Molte grazie. Scusi, signor Munger. Prego, prego, dottoressa. Bene, ragazze. Andate avanti. Lei lasci, non si affatichi. Temo non ci sia altro da fare che continuare a cercare nel bosco. Sì, sì. Lei ha detto che ieri ha telefonato dalla casa di Munger. Sì. Vuol dire che non abita lontano. No, no, lui abita proprio lì. Quindi conosce la zona. Sì, ah, naturale. Sì, naturale. Forse il signor Munger può darci una mano. O deve continuare la lezione. Ma no, tanto che lezione vuole che faccia oggi? Certe cose sconvolgono chiunque. Certo, capisco. Dirks, sì, dica. Vada nell'aula 5. Il signor Munger può anche sospendere Bene. La lezione e venire qui. Sì, capisco. Ecco, mi fa molto piacere. A chi deve dare quel 5? L'aula 5. Sì, ovvio. Prego. Scusate. Ah, signora Baum. Mi permette una parola? Prego. Mi è venuta in mente una cosa. Forse è una sciocchezza, ma... No, non si preoccupi, dica. Si parte, come ho sentito, dal presupposto che soltanto 3 compagne sapevano che la Thais sarebbe rientrata molto tardi. Sì. C'era qualcun altro che lo sapeva. Chi, signora Baumann? Il signor Dachmann doveva saperlo. Chi è questo Dachmann? Un nostro insegnante. Lui era di guardia ieri sera. La guardia è un'incombenza che a turno spetta a tutti gli insegnanti. Che compito svolgono? Controllano le porte, si assicurano che tutto sia tranquillo e se è il caso intervengono. E ieri sera il signor Dachmann era di guardia? Sì. Il signor Dachmann sapeva che Ellen Thais non era rientrata? Sì. Il signor Dachmann lo sapeva. Infatti ha detto, me l'ha detto pochi minuti fa, che se ne era accorto perché aveva notato che c'era una finestra aperta. Io gli ho detto, ma perché non l'ha chiusa la finestra? Già, ha detto. E poi come sarebbe rientrata la ragazza? Il signor Dachmann? Sì. Ho sentito il bisogno di informarvi. Con questo però non voglio accusare nessuno. Va bene, signora Baumann. Molte grazie. Prego, dottoressa, prego. Signor Munger, ho detto ai signori della polizia che lei conosce molto bene i dintorni. Alla polizia occorre gente pratica. Immagino che lei si metterà volentieri a disposizione. Certo, perché no? Certo. Sa com'è? Vorrei fare un altro sopralluogo nel bosco. Sì, certamente. Harry, parla tu col signor... sai chi, no? Interrogalo tu. Vogliamo andare? Sì, sì. Pensa che sia possibile vederlo immediatamente? Sì. Sicuro, perché? Ci tengo moltissimo anch'io. Ah, ecco, questa è la finestra. Avevo visto subito che la maniglia non era girata. La finestra era accostata, ma la maniglia era così, in modo da poter aprire spingendo dall'esterno. Ma allora perché non mi ha avvertita subito? Ma che cosa vuole, dottoressa? Ho pensato sono ragazze giovani. E certo, non si possono rinchiudere come prigioniere. E se qualche volta ritornano a casa dalla finestra... poi lo sapevano tutti. Signor Dachmann, io non ho nulla in contrario se una ragazza a volte rientra dalla finestra, ma lei avrebbe dovuto considerare che sarebbe passata attraverso il bosco. Ma come facevo? Io non sapevo da dove veniva. Sapeva che si trattava di Ellen Thais? No, perché? Non si è preoccupato di controllare il registro delle presenze. Ma dottoressa, lei sa come me che risultava completo. Quindi non ha fatto niente? No. Non ho visto il motivo per dare l'allarme. Mi dispiace.
Grazie. C'è molto via vai qui? In che senso? Beh, boscaioli, forestali o passanti. Oh, no, poca gente e nessun passante. Quelli preferiscono evitare il bosco. Dall'omicidio di Monica Bayer? Oh, sì, suppongo. Qui forse c'è ancora qualcosa. Accidenti. Ma la ragazza aveva una busta. L'assassino non l'avrà mica portata via. Quegli indumenti lo potrebbero tradire. E se li avesse presi, invece? Ma perché? Immaginiamo la scena. Ellen Tace viene di là spingendo la sua bicicletta e ha in mano la busta. Non c'è molta luce, quasi niente. La ragazza ha paura. Sta pensando a Monica Bayer. All'improvviso appare l'assassino. Lei corre. Sì, certo, corre. Deve averlo fatto. Lascia cadere la bicicletta e la busta e fugge per salvarsi. Infine l'assassino la raggiunge, l'afferra e lottano e lui la uccide. Poi se ne va lasciando la bicicletta. Ma allora avrebbe lasciato anche la busta. Perché quella no? Lei lo sa? Glielo dico io. Raccontata così, la faccenda non quadra per niente. Significa che è andata in un altro modo. L'omicidio non è stato il frutto di una coincidenza. L'opera di qualcuno che per caso passava qui ieri notte. Deve essere stato qualcuno che abita nei dintorni. Quanto è grande quell'agglomerato? Quante case? Quanta gente ci vive? Beh, saranno all'incirca 20 case o anche di più. Mm-hmm. E ci abitano... Andiamo di casa in casa, parliamo con tutti. Chissà che non serve. Che tempo strano. Già. Alla scuola c'è neve, qui piove, in mezzo c'è il sole. E tutto in 2 chilometri. Naturale che poi si impazzisca. Chi è che impazzisce? Bene, allora... Qui vive qualcun altro oltre a lei? Sì, mia madre. Io abito qui con mia madre. Lei si è tanto spaventata, sa, al punto di pregarmi insistentemente di andar via di qui. Ma questa è la mia esistenza, vede? E io non posso rinunciarvi. Aspetti un momento. Vorrebbe che smettesse di insegnare? Sì, in questa scuola perlomeno sì. Io le ho detto che è impossibile per me, ma lei ricomincia sempre da capo e perciò io... Capisco che sia preoccupata. Sì, sono molto in pensiero per lei. Prego, ispettore. Può aspettare un momento? Mamma? Rudolf? Sì, sono io, mamma. Sei già tornato? Ho portato con me un signore, un ispettore di polizia. Deve farti qualche domanda, ma non occorre che ti alzi. Resta pure a letto. Prego, si accomodi, ispettore. Grazie. Lei abita qui da molto? Ormai sono 3 anni. È stata una vera fortuna trovare una casa così vicina alla scuola. Eh già. Mamma, perché non sei rimasta a letto? Ti avevo detto di non alzarti. Questa è mia madre. Buongiorno, signora. Buongiorno. Ecco, l'ispettore è passato qui per caso perché sta facendo un'inchiesta qui nei dintorni, tra i vicini. Un'inchiesta? Sì, forse è possibile che l'assassino viva qui vicino, magari in una di queste case. In una di queste case? Sì, potrebbe darsi. Oh, prego, siediti, mamma. Non avresti dovuto alzarti. Lo sai che non puoi stancarti troppo. L'altra notte, quando è piombata qui la dottoressa Goebel e ci ha raccontato di quella ragazza... Vuol bere qualcosa, signor ispettore? No, grazie. Mi dai qualcosa, mamma? Mamma, mi dai qualcosa da bere? Lei conosce la gente qui intorno? Non molto bene. Sa com'è, sono operai e impiegati. Vanno a lavorare a Monaco, li vedo poco. Già. Lei va a fare la spesa qui vicino, signora? Sì, c'è un piccolo negozio. Di solito mi servo da loro. Mi versi tu?
Mamma? Mamma, versa. Grazie, mamma. In quel negozio si servono anche le ragazze della scuola? Sì. A volte ce le ho viste. Ha mai conosciuto Ellen Tace? Ellen Tace? Sì. È quella ragazza, mamma. No. No, non l'ho mai conosciuta. Oh, per meglio dire, in questo momento non la ricordo. Può anche darsi che l'abbia vista in casa nostra, perché mio figlio a volte invita qui le allieve, d'estate. Stanno fuori in giardino. Abbiamo un giardino molto bello. In quelle occasioni io porto loro da bere e ho notato una cosa sulla quale bisognerebbe riflettere. Cosa, signora? Il modo di comportarsi di queste ragazze. Girano mezze nude, senza ritegno. Certo, faceva caldo, ma questo non giustifica un'esibizione così sfacciata. È un fatto che va preso in considerazione. È il loro stesso comportamento che a volte provoca certe disgrazie. Si capisce, a 18 o 19 anni le ragazze sono particolarmente seducenti. Infatti, fra le allieve di mio figlio, per quanto mi possa ricordare, sono molte le ragazze graziose. Ma perché non si rendono conto di quello che fanno? Beh, grazie, signor Munger. Lei ritorna con me a scuola? Sì, certo, se vuole. Grazie. Ah, ma questo non significa un accidente. Ma sì, certo, è naturale. Porto a passeggio con me le ragazze. Ho la macchina. E allora? Le ragazze sono contente di uscire di qui ogni tanto. Sì, ma lei le ha portate anche a fare il bagno? Ma sì che le ho portate. Un momento, un momento. Dunque lei ha fatto il bagno assieme alle ragazze? Sì. Con loro e altre 5.000 persone. Non è questo il punto, signor Duckman. Si tratta solo di vedere se il suo rapporto personale con le allieve com'è andata. Poi te lo dico. Se questo suo rapporto con le studentesse non fosse per caso un rapporto un pochino più stretto. Che vuol dire? Cosa intende con rapporto stretto? Cosa significa? Le sue sono solo illazioni. Pettegolezzi, lei è fuori strada. Vuole lasciarci solo un momento, signor Duckman? Con piacere. Non nel corridoio. Signor Duckman, vada nella mia stanza. Perché? Cosa succede? Mi state forse mettendo agli arresti? Prego, signor Duckman. Ci vado da solo. Come mai parti in quarta? Attento, ieri sera Duckman ha avuto il servizio di guardia. È grave? No, ma sapeva che una delle ragazze non era ancora rientrata. Ah. Ha scoperto la finestra aperta. E non se n'è curato, dice. Perché tutti qui sapevano di questo trucco. Dice di essere andato a dormire a mezzanotte. Questa è una prova? No, no, ma ho parlato con alcuni suoi colleghi che mi hanno detto che Duckman aveva rapporti piuttosto intimi con le ragazze. È vero o no? Intimi? Io questo non lo immaginavo di certo. Duckman aveva verso le ragazze un atteggiamento di familiarità, questo è vero, però che fosse arrivato a tanto l'ho saputo oggi per la prima volta. E a che cosa è arrivato? Sa, non soltanto è andato a fare i bagni con loro. Lui le ha anche invitate in locali. Ha bevuto con loro, ha ballato. E poi sono rientrati a notte inoltrata. Ubriachi. Ubriachi? Quasi ubriachi. Ho sentito che cantavano e ovviamente sono passati dalla finestra. Ma perché nessuno me lo ha mai riferito? Mi spiacerebbe dare l'impressione di voler accusare un collega, ma è stato commesso un delitto e non si deve aver riguardo per nessuno, vero? Allora dica, signor... Sparke. Grazie. Il comportamento del collega Duckman è inconcepibile. Racconta barzellette col doppio senso. Sembra che sia fissato su certi argomenti. Del resto, lui è il solo che faccia volentieri la sorveglianza notturna. E perché? Per via dei controlli, ovviamente. Entra nelle stanze senza bussare, per il gusto di sorprendere le ragazze mentre si spogliano. Lui è fatto così. Sono fuori di me, ispettore. Se questo è vero... Sì, dottoressa, è vero. È quasi vero, ma non del tutto. Mi piacciono le ragazze, lo ammetto. Ho sempre cercato di insegnare in scuole femminili. Mi diverte. Preferisco insegnare alle ragazze.
Sono andato a fare i bagni con loro e sono andato nei locali, ma non ci ho mai ballato. Non mi sono mai permesso di toccarla. Lo so che se un insegnante dimentica questa regola rischia grosso. Ammetto di aver avuto delle tentazioni. Sì, avrò sbagliato a non nascondere la mia simpatia per le ragazze. Loro magari se ne saranno accorte e si saranno dette che potevano anche contare sulla mia complicità. Signor Dachman, stando a quello che ci hanno riferito, lei una sera sarebbe tornato ubriaco con le allieve e sarebbe rientrato dalla finestra, è vero? Sì, è vero. Ma io avevo bevuto da solo. E poi ho incontrato le ragazze che avevano festeggiato anche loro. E erano un pochino su di giri e era molto buffo. Sì. Cosa volete? Mi piacciono le ragazze. Le trovo molto attraenti. Ma certamente non le ammazzo. Sì, grazie. Io te l'avevo sempre detto. Sempre con queste porte aperte, che vizio. Ma insomma, volete chiuderle? Quante volte bisogna dirvelo? Va chiudete, bene. Chiudere! C'è ancora la polizia, lo sapete, no? Dio mio, chiudete questa porta, ma insomma, perché fate così? Chiudete! Oh, volete farmi diventare matto? Vi ho detto di chiudere, chiudere! Ecco fatto. E poi ci vado di mezzo io. Chiudere! 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 Non è giusto che tu ti senta così colpevole, Inge. Se l'avesse chiesto a me, l'avrei scritto io il suo nome sul registro e avrei aperto la finestra. Dai, smettila, non ha proprio senso. Posso entrare un momento? Prego, signor Munger. Lei è molto sconvolta, è vero? Anch'io. Questa è la sua stanza. E questo è il suo letto? Sì. La polizia è già venuta? Sì, ma noi purtroppo non sappiamo niente. Vuole una sedia? No, non si disturbi. E lei era la sua migliore amica? Sì. E ora si sente colpevole perché ha scritto il suo nome sul registro. Pensi che non dovrei? Dopo la storia di Monica lo avevano proibito e avevano fatto benissimo. Però nessuno l'ha mai rispettato il divieto. Perché dovevi farlo tu? Io adesso ce l'ho sulla coscienza! No, no, questo non lo deve dire. Non lo dica, non lo dica, non ha senso! Che cosa gli è successo? Ricorda, signora, quando mi ha raccontato del comportamento delle ragazze il giorno della festa in giardino, ha parlato di provocazione, di pericolo. Oh, quella era soltanto una mia idea. È anche un po' stupida, se la dimentichi. Eppure lei ha detto chiaro e tondo che... Ho riferito l'impressione che ho avuto quel giorno e basta. Sì, però lei mi aveva detto che le ragazze erano quasi nude in giardino, no? Sa, faceva caldo, una giornata molto afosa. Ah, lei pensa che non sia il caso di continuare a pensarci? No, non vale la pena. Ha altre domande? No, no, grazie. Tanto ci arrivo da solo. Intendo alla porta di casa. Allora, signorine, non state qui in mezzo. Muovetevi, muovetevi. A letto, svelte, forza. Vengo. Svelte, coraggio, coraggio, forza. Non posso mica passare la notte qui. Va bene. Su, sbrigatevi. Ecco, svelte, stiamo svelte. Andando. Sciò, sciò. Adesso vi lascio. Ciao. Ciao. Buonanotte. Buonanotte.
Permette una parola, dottoressa? Sì, signor Mangan. Stavo guardando il registro delle presenze e non ho trovato il nome di Inge Berwald. Ah, non c'è, infatti. Fa visita a sua madre a Monaco e tornerà domani mattina. Sì, ma allora dovrebbe esserci l'annotazione. Perché? Non c'è l'annotazione? No. Vuole provvedere lei, per favore? Sì, subito. Grazie infinite. Buonanotte, dottoressa. Buonanotte, signor Mangan. Sì, pronto. Collegio femminile. Pronto, signor Mangan. C'è lei di guardia oggi? Sono Inge Berwald, chiamo da Monaco. Da Monaco? Sì, io ho saputo che lei stanotte resterà da sua madre. Purtroppo no, invece. Mia madre oggi è dovuta andare all'improvviso da mia nonna e non mi ha lasciato le chiavi. Tornerei con l'ultimo treno. Con l'ultimo treno? E quando arriva? Può chiedere a Dirks se viene a prendermi alla stazione. Adesso? Eh sì. Se no vado da una mia amica qui a Monaco. Richiamo fra qualche minuto. Sì, sì, va bene. Signor Mangan, Dirks può venire? Signor Mangan? Sì, sì, verrà a prenderla. Dirks verrà a prenderla. Ah, allora prendo il treno. Arrivederci, signor Mangan, e molte grazie. Thank you.
Non vorrà mica andare alla scuola? Sì, vengono a prendermi. Allora sono tranquillo, buonanotte. Buonanotte. Ehi, signorina. Oggi non trova più nessun cavaliere, vero? Buonasera, signorina. Oh, buonasera. Dov'è Dirks? Doveva venire lui. Sì, ma non gli è partita la macchina, forse per colpa del freddo. E si è disturbato lei? Certo, non potevo mica lasciarla qui. Già, ma c'era un'altra macchina. Quale? Quella della dottoressa Gebel. La dottoressa Gebel, non potevo disturbarla davvero. Allora dobbiamo andare a piedi. Anche di giorno ho paura di questa strada. Sì, lo capisco. Ma prima partiamo, prima arriviamo. Prendiamo la scorciatoia, coraggio. Cosa hai fatto poi a Monaco? Ero andata da mia madre, volevo restarci fino a domani. Ma lei è dovuta andare da mia nonna, che è malata. Gravemente? Insomma, si è rotta un braccio, sa, a quell'età. Su, su, venga. Cos'ha, freddo? No, no. È stato qui? Non lo so. Preferirei correre. Va bene, corriamo. Adesso è davvero senza fiato. Ma anche lei? Sì, è vero. Ho bisogno di bere qualcosa. Però io non voglio bere. Ah, certo, non è obbligata. Venga, tanto faccio presto. Torniamo alla scuola. È già tardi. Ma non si preoccupi. Prego, entri. Ecco. Ecco. Venga, si accomodi. Sono io, mamma, Rudolf. Ecco, adesso vado subito a prendere da bere. E poi... Perché chiude a chiave? Si accomodi. Si sieda qui. Tanto faccio in un attimo. Sono io, mamma. Mamma, sono io. Sta pure tranquilla. Perché sta chiudendo tutte le porte? Mamma? Perché non mi rispondi? Passato, Inge, si calmi ora. Lei ha sostenuto molto bene il suo ruolo, grazie. Ehi, vieni, vieni, prendilo un po'. Così ha scoperto tutto? Sì. Grazie a sua madre e a questa ragazza, ora sappiamo che lei ha ucciso Monica Bayer ed Ellen Tace. Inge l'ha chiamata. Volevamo sapere se avrebbe svegliato Dirks. Se lo avrebbe mandato alla stazione. Ho aspettato con la dottoressa Goebel per vedere cosa avrebbe fatto. Dirks non è stato avvisato. Ci va da solo. Naturalmente non abbiamo perso di vista la signorina Berwald nemmeno per un momento. Non è mai stata in pericolo. Subito dopo che lei ha lasciato la scuola, io sono andato da sua madre. Stava già dormendo. Ma alla fine mi ha aperto e mi ha fatto entrare. Sua madre era sfinita. Io le ho detto che supponevo che suo figlio fosse l'assassino e le ho spiegato qual era il nostro piano. Le ho detto che lei era andato a prendere Inge Berwald alla stazione. Se ha qualcosa da dire, signora Munger, me lo dica adesso. Non ho niente da dire. Forse sperava che mi sbagliassi, ma forse in cuor suo sapeva che dicevo la verità. Abbiamo sentito arrivare qualcuno. Ma certo, non è obbligato.
E nello stesso istante ho saputo dove erano stati commessi gli omicidi. Torniamo alla scuola. Ho subito portato sua madre in camera sua. Prego, venga. Si accomodi. Sono io, mamma, Rudolf. Ecco, adesso vado subito a prendere da bere. E perché chiude a chiave? Si accomodi. Ecco, si sieda qui. Tanto calcio in un attimo. Sono io, mamma. Mamma, sono io. Sta pure tranquilla. Perché sta chiudendo tutte le porte? Lui è malato. Sì, è stato lui. Ma è malato. Mamma, perché non mi rispondi?